Ok, 3, 2, 1. Bene. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Sentro 2, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che eravamo fattissimi e beh, i Sons hanno pensato bene di occupare questo tempo attaccando il nostro covo. Mi sa che è arrivato il momento di ripagarli. Legami. Ah, che bello il nostro covo adesso. I can't take all this sitting around. When you gonna let me come out and do some dirt with you? Don't take it the wrong way, Pierce. I'm just used to dealing with shit myself. Heads up, questo Pierce. È vero. Ma dai! Come on. Sorry, girl. No self-respecting brother plays hacky sack. Why you got the cheerleader calling the shots and not me? Right here. Pierce, I'll put you in charge of the Ronin. What more do you want? I can do more to help. Do you know how the Sons of Samdi are still moving product after we torched their farm and drug labs? No. Then shut the fuck up. Ma poverino. Why you gotta be like that? E c'ha ragione. Just say it. Don't bitch unless you got a solution. Guys. My solution is to do more than wait around for one of the 600 guys Shonda used to fuck to give us a call. There's a bunch of helicopters dropping cargo over Samdi territory. How the hell you know that? Uno dei 600 tipi che mi sono sbattuta. You fucking kidding me. I'll tell you what, Pierce. If you want to watch me blow up some helicopters, you're more than welcome. Beh, va bene, vengo. Vengo oggi, dai. Guidi tu, Pierce? Sì. About time you took me along. Sì, yes. Basta che ti muovi. No, I'm serious. I'm always on time, I always listen, I always pay attention. Pierce, helicopters. I know we're looking for helicopters. Che I told sono you là. I got this. No, Pierce, the goddamn helicopters are here! Merda! Shit! Non riesco a prenderlo! Preso! Scherzavo! E adesso sta arrivando qualcuno dietro, ovviamente. Ah, che stronzo! È andato contro il palo! Era ora che ci facessimo un giro assieme! Sta facendo da autista. Vabbè, ci sta che noi stiamo sparando in questo momento, quindi... Hang on tight! Yeehaw! Bravo Pierce, così mi piaci. Ecco un altro elicotterino. Dov'è, There's dov'è, dov'è? Helicopter. Devo solo riuscire a puntarlo, Pierce. Non riesco. Se continui a muoverti così... Non lo puntiamo, eh. Preso. Ecco fatto. E addio anche lo stronzo dietro. Altra macchinina dei Sons in arrivo. Niente più macchinine in arrivo. Ah, sono riuscito a prenderlo al volo il tizio. Nè, però mi sa che non ci riesce a seguire. No, forse ci sta inseguendo, aspetta. Ho fatto il fischio a uno dei companion che era lì in macchina, ma mi sa che è troppo in là ormai. Ecco un'altra macchina che arriva. Eccoli che arrivano. Stop the car. We're taking a barca. Ecco fatto. Prendiamo una barca. Eh beh, certo. Come no? Scendi. Scendi da sta macchina. Vai Pierce, guida. Bel tempo oggi. Ottimo tempo per andare in barca. Ma anche per andare in elicottero, che dire. Chissà se il gioco si aspettava che gli elicotteri li tirassimo giù così, subito, all'improvviso. Mi sta venendo il mal di mare a vedere sta scena che continua a salire e scendere. Questa scena mi ricorda molto Sentro 3, quando saliamo sulla nave per salvare Kinsey. Dio mio, mi sta venendo veramente colto a stomaco a vederlo così. Dov'è? Eccolo lì. E no. E dai. Preso. Bello, noi in piedi nella barca così.
probabilmente perderà molta della sua epicità, tra virgolette, questa missione fatta così. Però mi sono sbattuto tantissimo per avere tutta sta roba. Scusami. Scusami se mi sono sbattuto prima per prendere tutta sta roba illimitata. Scendiamo? Ma scusa, perché io non riesco mai a scendere subito? Aspetta che mi prendo anche qualcuno della gang. Vieni con me tu. Ci serve una macchina, Pierce. Pierce, dove vai? Ah, perfetto, bravo. Bravo ragazzo. E anche bella, complimenti. Bello stile. Now that's a textbook carjack. Now this is what we need, some drive-by music. No, non ci serve la musica, Pierce, veramente. Preso. È stato facile. Aspetta. Pierce, per favore, Pierce. Mi stricano. What the hell are we doing? Esatto. Oddio, da dove è uscita fuori quella macchina? Pierce, stai già distruggendo sta povera macchinina. Certo. Oh, God. Oddio. Eccolo lì, l'ultimo elicottero. Stavo giusto dicendo, fra quanto arriviamo? Eccolo. Preso. Il nostro ultimo carico è stato un fallimento. Sì? I do. Pure con lentezza gliel'ha fatto, eh. My friend, but a price needed to be paid for failure. Don't worry. I only need one ear to hear the whispers of the Loa. Eh beh, certo. I know that you will fix this. Oh, sono grandi amici. Do not worry. Ma poi con lentezza gliel'ha fatto. Poi magari se l'ha anche mangiato. Poraccio. Sto tizio è anche interessante, è bravo, eh. Perché comunque ha stretto i denti, ha tenuto duro ed è andato avanti. Bravissimo, $5,000. Sunsinger, ottimo. E altre missioni disponibili. Mi stai puntando l'arma alla schiena, soldato? No, credo che nessun bar faccia dei buoni martini da queste parti, signora. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!